Allora, buongiorno, benvenuti a tutti. Oggi accenderemo, come dicevo, l'alambicco per la 75esima volta. 75esima volta vuol dire risalire al 1945, alla ultima settimana di ottobre, inizio di novembre del 1945, quando Romano Levi e Livia, sua sorella, accesero per la loro prima volta, avevano 17-18 anni, questo stesso alambicco che noi accenderemo oggi. È chiaro che dal 1945 sono passati, Romano poi moriva nel 2008, quindi per 63 anni lui ha acceso questo alambicco, e in tutto questo percorso di vita passato assieme a una storia di arte, una storia di grappa, ma anche una storia umana, ha creato un po' il mito di Neive e si è legato molto a questa città che lui riteneva la più bella città del mondo. Ecco perché ci tengo che in questo momento il sindaco di Neive dica due parole sul rapporto tra la città di Neive e il nostro grande Romano Levi. Io sono onorata di essere qua perché ho conosciuto personalmente Romano Levi e sono quasi commossa a vedere tutta questa gente per festeggiare la festa della semplicità e dell'autenticità. Questo era il valore indiscusso di Romano Levi. Ha tanti amici e tante persone che lo vogliono ricordare prevalentemente per questo aspetto di grande umanità che traspirava. Dei suoi amici abbiamo qui con noi oggi Beppe Orsini. Beppe Orsini, grande giornalista, ma soprattutto grande amico di Romano Levi. Allora, oggi è una giornata speciale, si accende il 75esimo fiammifero, 11 anni che lui mancava. Una festa così lui forse la sognava. Io vi ringrazio innanzitutto che siete venuti qui scavalicando le colline, come diceva lui, per venire a vedere le donne selvatiche. Su un'altra etichetta diceva scavalicate le colline scompartendo le nuvole. Oggi per fortuna le nuvole non ci sono. Nell'intervista che ho fatto gli chiedevo sei più pittore o artista. Lui diceva io faccio grappa. Perciò in quel sogno sognato, chiudete gli occhi, oggi non è un sogno, è una realtà. Assaggerete la grappa fatta negli altri anni, una grappa voluta veramente, voluta estremamente dal maestro distillatore Fabrizio, che era un suo allievo prediletto, un ignaro, senza dimenticare i vecchi Fiori da Marcorino, Bruno, Francesca di Pomparato, Mauro e tanti altri che venivano qui stagionalmente. Perciò ricordiamoci di Romano, un uomo umile, un uomo che era per tutti, un uomo generoso, e ricordiamoci di lì. Ma soprattutto ricordiamoci della sua grappa, perché lui sì che faceva questi disegni fantastici e ci faceva sognare, questi disegni naif con le sue frasi stupende. Ma adesso dovete assaggiare la grappa. Esiste forse grazie alla sua umanità, che i suoi amici stanno attorno grande alla sua umanità. E mi viene in mente una frase detta da Sergio Miravalle, altro grande giornalista, che in un suo scritto ha detto voi potete darvi tanto da fare, ma la sua poesia continuerà a aleggiare in questo posto indipendentemente da quello che voi farete, perché la poesia non si copia. La poesia si sorseggia e si respira, e qui si respira la poesia. Quando ci si chiedeva che passione hai, hai qualche passione, dice la mia passione è l'unica collezione che faccio è stringere la mano alla gente, ho migliaia di strette di mano. Allora ricordando Romano, stringetevi la mano, evviva Romano!